fotti. Fortissimo. Paura, no, io non. Si parla di 5.0, ma io. Ottobre 2018, ore 2.34, trema la terra alle falde dell'Etna, una scossa violenta di magnitudo 4.6 con epicentro tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia squarcia la serenità della notte, una manciata di secondi che sembrano infiniti, c'è paura, tanta paura e si teme il peggio, da tempo infatti non si ricordava un terremoto così violento, così intenso. Il sisma scuote le case e soprattutto i cuori della gente che in massa abbandona le abitazioni e si rifugia in strada in luoghi di raccolta improvvisati. È palpabile la disperata esigenza di stare insieme, di ritrovarsi con altre persone per condividere questi momenti, cercare nell'unità la forza per superare l'incubo appena vissuto. Forse è proprio in queste occasioni che si riscopre la comunità, forte e coesa. Peraltro, a Biancavilla si era nel vivo dei festeggiamenti patronali. Molti giovani, e non solo, erano ancora in strada, i pub ancora pieni. L'area di festa si trasforma in pochissimi attimi in un clima di mestizia. Nel frattempo, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, dei volontari, delle associazioni di protezione civile pattugliano il territorio nei centri operativi misti, vengono subito avviate cabine di regia per cercare di individuare i punti più sensibili, le case danneggiate e prestare i soccorsi soprattutto ad anziani, sofferenti e disabili. Per fortuna, minuto dopo minuto, si comprende che i danni sono in realtà contenuti e che soprattutto non ci sono vittime o situazioni che destano particolare preoccupazione alla incolumità delle persone, solo tanta, tantissima paura. Solo più tardi alcuni esperti della protezione civile confesseranno di aver temuto il peggio, soprattutto nei momenti immediatamente successivi al sisma, scenari ben più gravi e disastrosi, pensavano. Non a caso l'attenzione del Dipartimento regionale di protezione civile durerà per giorni, con un presidio continuo nel COM di Viale dei Fiori a Biancavilla. È lì che si fa il punto della situazione, istituzioni ed esperti tentano di tracciare una roadmap per superare le criticità e pianificare le soluzioni migliori. Intanto, negli stessi momenti, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania continuerà a registrare senza sosta decine e decine di microscosse di assestamento. Altre, ancora più forti, verranno chiaramente percepite dalla popolazione nei giorni successivi. Saranno centinaia le segnalazioni di lesioni agli immobili, specialmente quelli più vecchi. Ad Adrano crollano calcinacci dal prospetto della chiesa di San Pietro. Si teme per la stabilità del monumentale campanile. L'aria, infatti, viene immediatamente transennata e rimarrà così fino ad oggi. Crolli pure da Palazzo Ardizzone a Santa Maria di Licodia. Persino la stanza del sindaco si renderà inagibile. È a Biancavilla però che si contano i maggiori danni. In piazza Cavour sono finite in strada grosse pietre dal prospetto della chiesa dell'Idria. Molte strade della zona Vigne, anche a ridosso di strutture sanitarie, sono del tutto impraticabili per la caduta di grosse pietre dai muretti di contenimento della strada. Poi ci sono danni meno visibili che si manifestano nella loro drammaticità quando il sole è tornato a brillare. Ringraziamo il Dio che ci ha sempre obbligato a vivere, lui e me. Era cuocato, sapevo a te pagare se ne cavavo una casa, per una cosa che sa, facciai, e ti ha mai ammaprato, vicendo, lo sentisti, ci sei, ma dice, c'è putto, a me non lo passo a casa, non ho dato una casa. Andando a poi, mi scero, mi sci fuori, c'erano tutti questi anni che. Capite, facciamo uno, diciamo che succedeva, cosa non succedeva. Certo, che male che siamo vivi.
Questo durava qualcosa, qualcosa, già eravamo tutti morti e non si vedeva niente. Ha avuto paura? Certo, certo abbiamo, tutti abbiamo avuto paura, perché ho visto stanotte la gente che è uscita magari fuori. Ma io mi trovavo a casa, stavo dormendo e tutto un tratto proprio ho avuto tanta paura per me, per mia moglie e per i miei nipoti. È uscito di casa? Sì, certo, subito, subito, però abbiamo avuto il tempo di, che non ha continuato, se no ci trovavamo proprio incastrati in questa situazione. È male, male veramente, tanta paura naturalmente, perché è stato tutto di colpo di fare questo, questo piccolo scherzo. Non abbiamo mai sentito questo terremoto, diciamo così, potente. In quel momento si è affidato a qualcuno? Sì, veramente ho detto, signore, questa, se, ho avuto quella, quella forza di dire questa parola, ma però mi è venuto subito l'istante di dire signore, ho pensato solo a quello e basta. Poi avevo una statuetta di Padre Pio, della Scala naturalmente, il fiore è caduto, la statuetta del Padre Pio è rimasta. Quasi tutte le scuole sono dichiarate inagibili e a destare maggiori preoccupazioni la scuola media Luigi Sturzo e il primo circolo didattico Guglielmo Marconi. Tra le chiese, oltre all'Idria, verranno interdette al culto le rettorie di Sant'Antonio e di San Gaetano. In certo periodo, non sappiamo quando, hanno indicato di chiudere la chiesa, ma la celebrazione si farà come abbiamo fatto nel passato, nel saloncino qui accanto. Il duro colpo arriva intorno all'ora di pranzo, è inagibile pure la Basilica Maria Santissima dell'Elemosina. La chiesa Ranni non rappresenta soltanto uno dei tanti edifici sacri della cittadina, ma col campanile del Sada è senza ombra di dubbio il simbolo della identità del popolo biancavillese. E abbiamo avuto momenti di paura, con la protezione civile, gli ingegneri, abbiamo fatto il sopralluogo delle chiese e abbiamo visto molti calcinacci, crepe, quindi attendiamo poi la verifica tecnica degli esperti per poter dire cosa fare. La ferita è ancora più profonda se si considera che proprio in quelle ore i biancavillesi si stavano stringendo attorno ai santi patroni, la Madonna dell'Elemosina e i martiri Placido e Zenone. Feste rovinate pure dal maltempo ed alcuni incidenti di percorso. Il 2 ottobre la statua di San Zenone era rimasta senza portatori, costretta così a rimanere in chiesa.
l'icona della Madonna dell'Elemosina durante la processione del 4 ottobre era stata prontamente messa al riparo da un violento acquazzone grazie all'intervento di una gazzella dei carabinieri. Pioggia proseguita pure nella mattinata del 5 ottobre, impedendo così la trionfale uscita del simulacro di San Placido. È proprio ai santi patroni che idealmente la comunità biancavillese si è rivolta con un momento di unità e di compattezza che forse non si vedeva da molto tempo. Il prevosto Don Agrippino Salerno, insieme al clero, all'associazionismo e all'amministrazione comunale, ha pianificato un momento di raccoglimento al campo sportivo con la presenza straordinaria delle immagini dei patroni esposti alla venerazione tutti insieme. Grazie Signore, perché ci hai risparmiati. Grazie perché siamo qui, che nessuno si è fatto male, che nessuno ha leso la propria vita. Le strutture si aggiusteranno col tempo, un po' di sacrificio. Certo, mi duole il cuore, ogni volta che entro in chiesa madre soffro, però guardare voi è più bello stasera. Quello che è successo ieri, forse in un momento diverso della giornata, poteva trasformarsi in un momento sicuramente più problematico, con conseguenze ancora più disastrose. E allora, proprio per questo, prendiamolo come un segno per restare uniti, per guardare al futuro di questa città con speranza. Una città che dovrà inevitabilmente rialzarsi. Un evento unico nel suo genere che in via del tutto eccezionale si ripresenterà anche quest'anno, proprio al termine dei festeggiamenti in corso. Diverse centinaia di cittadini sono riversati allo stadio comunale per riunirsi in preghiera. Sul fronte degli interventi, l'iter burocratico viene immediatamente attivato dalle amministrazioni comunali, che non si sono risparmiate un solo istante. In tutti gli edifici pubblici vengono realizzati sopralluoghi, i comuni in tempi record approvano la richiesta di riconoscimento dello stato d'emergenza, prontamente recepita pure dal governo regionale, richiesta che però non verrà accolta dal governo nazionale, che si limiterà ad una valutazione successiva dei danni basandosi sulle verifiche e le relazioni
funzioni del Dipartimento di Protezione Civile. Si susseguiranno vertici istituzionali con la visita del vice premier Luigi Di Maio in tutti i comuni interessati dal terremoto e il faccia a faccia dei sindaci col governo a Palazzo Chigi a Roma. Sindaco, grazie mille, grazie, è sempre un piacere vederlo. Ci rivediamo presto per i fatti. Ciao. Alla fine non verranno stanziate somme per gli edifici privati e per quelli religiosi, ma verrà previsto un finanziamento per la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle scuole di Biancavilla. Oggi i segni di quel finanziamento sono visibili per il momento soltanto nella scuola Sturzo, riaperta alle lezioni scolastiche proprio alcuni giorni fa. Per gli altri istituti bisognerà ancora attendere la fine dei lavori. Sul fronte delle chiese, invece, la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il fondo dell'8x1000 e l'interessamento della Curia con in testa l'arcivescovo metropolita Monsignor Salvatore Cristina, ha stanziato 500.000 euro per le chiese ritenute più danneggiate, la chiesa di San Pietro ad Adrano e la chiesa di Santa Maria dell'Idria a Biancavilla. I progetti esecutivi sono già appaltati, il via ai lavori è atteso a metà ottobre. Discorso diverso invece per la Basilica dell'Elemosina, dove il prevosto, abbattendo i tempi di attesa, ha già disposto verifiche e interventi per riaprire la chiesa, probabilmente già a Natale. Ad un anno esatto dal terremoto, a Biancavilla la comunità religiosa si è stretta ancora una volta attorno ai santi patroni e su iniziativa del prevosto Don Salerno è stata celebrata una santa messa di ringraziamento proprio alle 2:30 della notte tra il 5 e il 6 ottobre. Gli edifici si ricostruiscono, le vite umane no, ha detto il parroco della Chiesa Madre proprio questa notte durante la sua omelia. Per questo dobbiamo essere grati di non aver subito alcun danno irreparabile. Iniziamo adesso un tempo nuovo, dopo la ricostruzione di case, scuole e chiese, ma i nostri cuori sono restaurati? Questa è la domanda che dobbiamo porci, ha sottolineato il prevosto di Biancavilla. Restauriamo la nostra vita sull'esempio dei santi patroni. Del resto, aggiungiamo noi, nell'esperienza drammatica del terremoto che vi abbiamo più e più volte raccontato, chi più chi meno nei diversi comuni colpiti ha sperimentato la fragilità della quotidianità e la ricchezza dell'unità, un senso di appartenenza che deve essere alimentato giorno dopo giorno per riscoprirsi territorio forte e dalle mille potenzialità che soltanto mettendosi dalla stessa parte potranno essere sfruttate al meglio e a beneficio di tutti.